Due esistenze intense, ricche, sicure. E così i nostri due amici, Giuseppe e Marco, ci hanno insegnato e lo insegnano soprattutto ai più giovani, e qui alle votanti, che è proprio amore chi vive la vita, non chi si lascia vivere. E proprio amore chi ama la propria vita. Per questo protegge e difende la vita degli altri. Tutta la storia di Marco e Giuseppe lo afferma fino all'ultimo gesto di eroismo con cui, anche quando ha conosciuto, lo diceva anche il parroco mio della messa, con commozione per tutto, con cui si è potuta aspettare una tragedia di dimensioni molto maggiori, la malora estrema che ha evitato di precipitare dell'aereo sulle case e sulla gente. Non è stata solo frutto di inizia, di coraggio, che so io, di un addestramento nel quale i luoghi imparano a scansare obiettivi sensibili. È stata ancor più una sorta di istinto scordato dal grande cuore dei nostri amici, dalla profonda umanità. Grazie dal profondo del cuore. Grazie perché voi lo avete fatto. E così avete migliorato il mondo. Aiutate anche i vostri cari, aiutate i vostri colleghi, aiutate le nostre istituzioni, aiutate il nostro paese a farlo. Così insieme costruiremo un mondo migliore. Grazie Giuseppe, grazie Marco. Riposate in pace, pregate per noi, rimarrete sempre nei nostri cuori. E così sia. Detto d'onore, presentato! Onori ai caduti! Sindaco, Guidonia si è stretta in un abbraccio incredibile. La sensazione era che chi
poteva venire, oggi era qui. Questa è una città aeronautica e quindi era normale salutare questi due piloti e cittadini di un'altra città. Non li dimenticheremo, assolutamente. È il sentimento di tutta la città oggi. Grazie.